Villa d'Ossola e la Valle Antrona flagellate dal vento e dall'acqua. Una tromba d'aria ha causato danni ingenti ai tetti di molti edifici, pubblici e privati. È successo nella serata di ieri. Nel secondo centro solano si è lavorato tutta la notte per mettere in sicurezza case e ripulire strade da rami e lamiere. Oggi sono rimaste chiuse le scuole medie e Bagnolini a causa di infiltrazioni al tetto. Danni anche al cimitero della Noga. Il maltempo non ha risparmiato nessuna zona della città. Chiuse per la giornata odierna anche le scuole elementari di Quartero, frazione di Calice a Domodossola, per problemi all'impianto di riscaldamento. Pioggia e vento hanno investito anche la Valle Antrona. Oggi scuole chiuse a Monteschino, Seppiana e Antrona. La tromba d'aria ha divelto numerosi pali della luce e del telefono fra Cresti e Monteschino. Alberi sradicati in tutta la valle. Situazione di emergenza anche a Bognanco, dalle 20 di ieri sera senza luce. Il sindaco Valentini si è sfogato dicendo: questo succede perché non si fanno più le manutenzioni. Chiusa al traffico per tutta la giornata la superstrada dell'Ossola. Squadre hanno lavorato per ripulire la sede stradale dalle piante cadute. Si lavora anche per sistemare i buchi presenti nell'asfalto. Buche che ieri sera hanno causato il danneggiamento di una ventina di gomme e cerchioni di autovetture in transito fra Ornavasso e Mergozzo in direzione nord. La chiusura dei 30 km di strada statale ha riversato il traffico lungo le provinciali, causando intasamenti e lunghi incolonnamenti. La presenza di detriti sulle carreggiate indotto la provincia del Vicio a chiudere le strade di Chesio, Lusentino, Trarego, Vogogna, Pieve Vergonte. Sulla provinciale per Caprezzo in vigore un'ordinanza che limita il transito a mezzi con portata massima di 3,5 tonnellate. Complessivamente sono 82 gli interventi effettuati dalle squadre dei vigili del fuoco fra ieri e oggi, 62 nella giornata odierna, 94 sono i volontari impegnati da ieri su tutto il territorio. Dalla serata di ieri è interrotto a Santa Maria Maggiore il transito ferroviario della Vigezzina a causa della caduta di una pianta sulla linea ferroviaria. Dal primo pomeriggio le autorità elvetiche hanno invece riaperto la strada internazionale del Sempione, arteria chiusa dalla mattinata di ieri e che ha causato molti problemi logistici nella piccola frazione di Vedrina di Iselle. Il sindaco di Trasquera Lincio ha infatti emanato un'ordinanza che d'ora in poi vieta il passaggio dei mezzi pesanti nell'abitato di Iselle a partire dal parcheggio della ferrovia, in concomitanza con la chiusura della strada internazionale.